Ciao ragazzi, dopo tanto tempo sono tornato con gli spacchettamenti di Lion! Bravissimo, Edo! Per oggi abbiamo le caramelle di Lion. Wow, ne abbiamo dovute comprare una scatola intera, vero? Che non le trovavamo in nessuna edicola. Ne abbiamo comprate una scatola intera su internet. Poi? E poi abbiamo il nuovo album uscito da pochissimi giorni, La Grande Fuga di Lion. Bellissimo! Abbiamo i pacchetti che c'erano in dotazione con l'album, che erano 5. Ok, e la scatoletta che c'è qua di fianco cos'è? È la scatoletta per tenerle doppie. Ok, vai, cosa vuoi fare? Apri un attimo l'album, fagli vedere un po' i nostri amici com'è. Qui potete vedere qualche pagina. Ah, ci sono anche dei giochi, vedo. Oh, c'è un poster dentro. Vediamo? È vero. Vediamo, com'è ecco il poster qui? Edo. Il poster. Wow. Lion ricercato. Il Lion ricercato. E dall'altra parte? Dall'altra parte cosa c'è? Dall'altra parte c'è la, diciamo, la cartina di della città dove è ambientata la storia. Ah, Boulder Town. Ok. Boulder Town. Vuoi, sì, Boulder Town, hai ragione. Adesso il poster lo metteremo qui. Ok, vuoi iniziare a fare uno spacchettamento? Lo spacchettamento? Sì. Vai pure! Quante figurine abbiamo all'interno di un pacchetto? Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, vai! 4 più la card speciale. La card speciale è il re di fiori, cioè Lion. Perché le carte speciali di questo album vengono a formano un mazzo di carte quasi completo. Ah, e quindi non le puoi usare comunque. Lion. Se è quasi completo, vai. Anna, perfetto. Il proprietario della città. Ok. E metà faccia di Lion. Ok, che è dentro in galera. Vai, apri subito un'altra. Intanto che lui apre, noi controlliamo la scatola delle caramelle. Vedete, ne mancano 6 perché erano 12 le scatolette, ma praticamente 6 se le sono già mangiate. Tra lui, suo fratello, un po' di amici che sono venuti a trovarlo, giusto? Sì. Vai, sposta l'album così possiamo mettere le figurine lì vicine. Spostiamo un po' l'album. Qua. Bravissimo. Qui abbiamo Mario, che è una delle poche carte a non appartenere al mazzo. Ok, poi Stefano, che cerca forse di aprire una carta, un cavò. Un cavò, perfetto. Qui abbiamo Lion, Chico e Alex dentro dei barili. Penso la villa del proprietario della città e Lion con delle chiavi, carta rara, penso. Ok, vai veloce Cri, veloce Edo. Ecco, siamo riusciti anche a rompere una carta. Speriamo che sia doppia, anche se rompi. L'asse di cuori. L'asse di cuori. Il cane di Lion che si chiama Cara. Ok, perfetto. Poi abbiamo un lazzo. Un lazzo. Lion e Mario. Lion e Mario, vai. Chico con il suo cavallo. Mm-hmm. E infine Mario, Fairy e Anna. Vai subito con un altro pacco, un altro pacchetto di figurine. Si è rotta di nuovo! Ma allora sei tu che sei un brocco, eh? Perché se tutti i pacchetti li spacchi, forse sono difficili da ma fare. Mi sa che sei tu che c'è cioè, strecato, un'altra carta non appartenente al mazzo. Ok, un arco. Ah sì, un arco, vai. Lion che cerca di scassinare anche lui la cassaforte. Lion e Anna che corrono. Ok, perfetto. E una dinamite. Con questo facciamo saltare tutto. Vai, l'ultimo pacchetto, veniamo. Avrà rotto anche questa? No. Oh, per fortuna, perché sennò
Ce la facciamo? Abbiamo il jolly di cuori. Il jolly di cuori. No, questo è il jack di cuori, Il non il jack. jolly. Ho sbagliato. Vai. Poi? Poi lion. Sempre Lion. Una stanza che sembra Una una stanza. scuola di crimini. Ok. Anna, sceriffo. E la prima La doppia! prima Ma doppia, uguale, che vedete? bello! Questa è Perfetto. proprio una fortuna incredibile. Dai, adesso guardiamo le caramelle di Lion. Ecco qui, ve la faccio vedere. Una scatoletta, sono di due colori, vero? Giallo e E arancione. arancione. Apriremo Ok. una gialla. Apriamo una scatoletta gialla, vediamo subito cosa succede. Ta-ta-ta, cosa Dentro troviamo c'è all'interno? le caramelle. Aspettate che faccio un po' bene così, così si Sono vede delle meglio. caramelle gommose alla frutta, giusto? Sì. Caramelle gommoselle. Dopo c'è il tatuaggio. E un tatuaggio in ogni scatola, giusto? Questo qui è il tatuaggio di Lion. Perfetto, bravissimo. Allora salutiamo i nostri amici e ci mettiamo a attaccare le Ciao ragazzi! figurine. Al Ci vediamo prossimo. in un prossimo spacchettamento! Come si intitola l'album di Lion? Così almeno. L'album di Lion si intitola La grande fuga di Lion. Ed è il terzo album di Lion, una novità assoluta, giusto? Sì. Bravissimo, ciao Edo, alla prossima! Ciao!